Dunque, proviamo a mettere in pratica il metodo di descrizione dei casi d'uso. Non faccio gli esempi che sono già sulle slide perché tanto sono già lì. Prendiamo un esempio diverso, così lo facciamo insieme. Ho preso dal tema d'esame di settembre, dove in realtà le cose richieste erano diverse a livello di tema d'esame, ma possiamo, diciamo, usiamo questa descrizione qua. Quindi questo descrive una situazione, un contesto, e dà una descrizione informale di alcune attività che si svolgono. Sulla base di questo noi potremmo modellare il modello concettuale, potremmo descrivere i processi, ma oggi ci concentriamo sulla descrizione dei casi d'uso che sono all'interno dei processi, in particolare che sono nascosti dentro le attività dei processi che sono, diciamo, che coinvolgono l'utente e il sistema contemporaneo, coinvolgono, implicano un'interazione tra utente e sistema. Allora, leggiamo il testo insieme, mi pare che non abbiamo ancora usato come recitazione, quindi lo vediamo per la prima volta, sempre per non portare avanti sempre lo stesso. Il percorso di digitalizzazione dell'istruzione pubblica comprende tra le altre cose la realizzazione del cosiddetto registro elettronico, di cui tanto si parla e peggio si fa. Tale strumento permette ai docenti di registrare su una piattaforma online le presenze e le assenze degli studenti delle proprie classi, i relativi voti, che possono essere riferiti a prove scritte, orali o pratiche, e le eventuali note disciplinari. All'inizio dell'anno la direzione didattica definisce la composizione delle classi e l'assegnazione dei docenti alle materie previste in ciascuna classe. Ad esempio, il professor Pinco insegna italiano nella terza C e insegna storia e geografia nella quinta B. Ciascun docente, utilizzando un PC posto in classe oppure un tablet, annoterà le informazioni relative alla propria materia. La registrazione degli assenti sarà a cura del docente della prima ora. Gli studenti o i genitori, se gli studenti sono minorenni, potranno consultare le informazioni relative alla propria situazione o a quella dei propri figli e relativo al rendimento scolastico. Il consiglio di classe infine avrà la visibilità di tutte le informazioni per poter definire la votazione finale in pagella e la valutazione complessiva di ciascuno studente. Quindi quest'ultima frase, ricordatevi come funzionava alle superiori, valutate i voti delle materie, poi c'era il voto finale in pagella di ciascuna materia che veniva deciso dal consiglio di classe, non solo dal singolo docente, e poi una valutazione complessiva, che comprendeva chiaramente il booleano promosso o non promosso, ma a volte anche un voto, un giudizio, adesso poi negli anni l'hanno messo, l'hanno tolto il giudizio, hanno fatto delle belle cose. Comunque, questo è il ruolo, diciamo così, del consiglio di classe di mettere insieme le cose. Tutto il resto del processo invece avviene direttamente a carico del docente. Allora, proviamo a ragionare su quali sono alcuni, abbiamo un'ora a disposizione, di casi d'uso principali che saltano all'occhio leggendo questo. Allora, prima di elencare i casi d'uso, secondo me conviene sottolineare quali sono gli attori che usano questo sistema. Gli attori non sono molti, no? E sono i soggetti che compiono le azioni qua, i soggetti che interagiscono con il sistema. Sicuramente il docente che fa delle cose, la direzione didattica, il consiglio di classe, poi vediamo come metterlo, e gli studenti o i genitori. Direi che sono questi gli utenti del sistema, che possono fare cose diverse. Allora, possiamo provare a riassumerli, a descriverli sotto forma di un diagramma dei casi d'uso, mettendo vari tipi di omini. No? Quindi c'è l'omino studente, c'è l'omino, vi piacciono questi omini? Docente, c'è il genitore,
direzione didattica e poi c'è ancora, se non sbaglio, il consiglio di classe. Adesso, queste sono le 5 figure che utilizzano il sistema. Ciascuno ne utilizzerà ovviamente delle porzioni diverse. La maggior parte della descrizione di questo testo si concentrava sulle azioni del docente, che potevano fare il docente. Possiamo provare a leggere il testo e estrapolare quelle che sono le modalità, i casi d'uso, no? Le modalità di interazione. Questo non ci interessa. Non descrive una cosa che avviene come interazione. Questa, se vogliamo, potrebbe essere vista come il caso d'uso a livello summary. Cioè dice l'obiettivo di tutta questa cosa è quello di poter registrare e condividere i voti e le note. Non descrive l'interazione, no? Descrive il modo con cui questo sistema verrà usato, ma soprattutto perché verrà usato. Ma noi, se ci poniamo a livello user level, non ci dà ancora nessuna informazione. In realtà l'informazione che ci dà, leggiamo questa frase qui, è sul modello concettuale. Ci dice quali sono le informazioni che devo gestire, i voti, che proprietà hanno i voti, di che tipi sono, le note, eccetera, eccetera. Così come, cioè, se lo leggiamo con l'idea del modello concettuale, vediamo che si parla di classe, si parla di materia, e che sono tutti concetti che dovremmo rappresentare. Si parla anche se molto di sfuggita, di orario. No, nel senso che questo pezzo di frase, il docente della prima ora, come faccio a sapere se è un docente della prima ora, devo avere l'orario caricato nel sistema, l'orario delle lezioni, altrimenti non. Oppure altri modi per cui lui si autocertifica dicendo sono io il docente della prima ora. Ma. Quindi, prima abbiamo imparato a leggerlo dal punto di vista dei concetti, poi abbiamo imparato a leggerlo dal punto di vista dei processi. Il processo comprende la definizione delle classi, la definizione dei docenti, la definizione degli studenti, poi lo svolgimento delle attività didattiche, quindi l'assegnazione dei voti, poi la valutazione finale. E in qualunque momento può esserci la consultazione, quindi un processo parallelo, in qualunque momento può esserci la consultazione da parte dei genitori o degli studenti. E quindi abbiamo imparato a estrarre le relazioni di vincolo temporale o logico-temporale tra le varie fasi. Adesso invece lo rileggiamo dal punto di vista dell'insieme delle interazioni possibili. Allora, la direzione didattica definisce la composizione delle classi e l'assegnazione dei docenti. Sono due cose. La composizione delle classi dicono quali studenti vanno a finire in quale classe. L'assegnazione dei docenti dice quel professore quali materie insegna e in quali classi. Quindi sono due obiettivi separati. Quindi possiamo dire che la direzione, io vado in ordine di come sono presentate le cose nel testo, poi mi odiate, vero, quando sposto gli omini, però è per farmi spazio. La direzione, un caso d'uso è composizione delle classi. Un altro caso d'uso sarà assegnazione dei docenti, sottinteso alle materie e alle classi. Per indicare che la direzione fa queste cose, leghiamo l'omino direzione all'ovale che rappresenta i due casi d'uso. Questi sono due casi d'uso accessibili agli utenti che hanno il ruolo, che giocano l'attore direzione. Poi probabilmente ce ne saranno altri. Ad esempio c'è la definizione dell'orario, che abbiamo, tra le righe abbiamo capito che ci deve essere.
questo non è esplicito. Chi definisce l'orario? È la direzione didattica? Bah, sì, forse no. No, di solito c'è qualche docente responsabile, che è responsabile degli orari, uno o due persone o tre che producono questa cosa, la fanno circolare, eccetera. Non è il dirigente, no, che definisce questo. Per il momento lasciamolo come caso d'uso, non agganciamolo ancora da nessuna parte, anche perché il focus dell'esercizio è da un'altra parte, no? E poi ci sono, invece, il resto del testo va avanti a descrivere le azioni del docente. Posizione didattica, bla bla bla, e siamo arrivati fino a qua. Ciascun docente, utilizzando un PC posto in classe oppure un tablet, non ci interessa, ci interesserà quando parleremo di interfaccia grafica, di modalità di interazione, ma non sicuramente di obiettivi, l'obiettivo è lo stesso, annoterà le informazioni relative alla propria materia, che più generale di così non lo potevo scrivere. Cosa vuol dire annoterà le informazioni? Inserirà un voto o inserirà una nota. Oggi ho interrogato Pierino di storia e gli ho dato 3. E quindi le informazioni sono studente, materia, studente di una certa classe, ovviamente, della sua classe, materia, voto. E tipologia di voto, scritto, orale, eccetera. Quindi sicuramente un caso d'uso del docente è l'inserimento dei voti, di un voto. L'altro caso d'uso sarà l'inserimento di una nota disciplinare. Togliamo i piedi questo. È il docente che fa questo. Allora, in entrambi i casi, qui dico voto, se avessimo preso questo progetto dall'inizio avremmo anche una classe nel modello concettuale che si chiama voto, che ha almeno due proprietà, cioè il valore numerico del voto da 0 a 10 e la tipologia del voto, orale, pratica, eccetera. Quindi, no, vediamo questo, no? Non fa parte di questa lista. E idem la nota disciplinare sarebbe. Questo presuppone, è una scelta, che il voto, detto così, una volta inserito non cambi più. Non si possa più far nulla sul voto una volta inserito. In teoria è così, ma poi sappiamo che magari nel caso di una prova scritta uno ha sbagliato a correggere, oppure deve rivedere il voto, oppure ha sbagliato semplicemente a digitare il voto nel sistema, ma ha scritto 32, là c'è scritto invece solo 28, ho sbagliato a copiare. No? E quindi in realtà serve al docente la possibilità di poter correggere i voti, non contrattare, correggere. Quindi in realtà quello che possiamo pensare è che inserimento voto vada poi di pari passo con correzione di un voto. E anche eventualmente con cancellazione di un voto. Sono tutti casi d'uso diversi, che sono collegati al docente. C'è un modo più sintetico di farlo vedere, che è quello di mettere questi casi d'uso legati al voto come casi particolari di un caso d'uso più ampio che possiamo chiamare gestione voti da parte del docente. Quindi il docente gestisce i voti, e gestire i voti significa realizzare una serie di casi d'uso, che sono casi particolari di questo, no? Quindi che ereditano da questo. Adesso io per ora metto solamente un trattino, poi più avanti vedremo di che, quale semantica possono avere questi trattini, quando sono ereditarietà, quando sono composizione, si applicano le regole dell'UML. Ma era solo per, anche qui, dare un minimo di gerarchia, di struttura a queste informazioni, in cui ho due livelli, qua un insieme di funzioni che
possiamo forse chiamare un contesto? E qui un insieme di obiettivi specifici all'interno di questo contesto. Ovviamente i casi d'uso che dobbiamo scrivere sono questi. Questo qua è semplicemente un contenitore, una cartella che raggruppa. Non c'è un caso d'uso gestione voti. Di per sé non è un obiettivo, voglio gestire i voti. Sì, voglio gestire i voti, cioè come? Quale passo vuoi fare? Beh, o inserisci, o correggi, o cancelli, eccetera, eccetera. La stessa cosa vale per le note, no? Adesso qui non perdiamoci in tutti i dettagli. Poi ci sono, perché voglio arrivare a vedere anche gli altri attori, poi ci sono altri ruoli che sono la registrazione degli assenti. Quindi sempre il docente dovrà avere la registrazione assenti. In realtà c'è scritto non il docente, ma il docente della prima ora. Questa è un'informazione che in questo diagramma non riesco a mettere. Cioè non è che posso pensare di fare un attore docente della prima ora. Cioè, o è una scuola molto strana in cui c'è i docenti che fanno la prima ora che sono diversi dagli altri, o se in realtà la figura è sempre la stessa. È il docente che in alcuni casi sta facendo la prima ora e quindi ha accesso a questa funzionalità. Quindi questa è una funzionalità che in realtà è accessibile a tutti i docenti e a livello di processo sappiamo che sono quelli della prima ora che la useranno. Quindi non è un attore separato, è quell'attore che lavora in un certo contesto, in un certo processo. Poi il sistema come fa a verificare che sia il docente della prima ora che registra l'assente? Beh, ad esempio il sistema sa che ora è, e quindi siamo tra le 8 e le 9 e 10 o tra le 8 e 10 e le 9, non so, dipende dall'orario della prima ora, allora è possibile che vengano registrati gli assenti. Alle 9:30 questa funzione non è più disponibile. E quindi obbligo chi lavora nella prima ora a registrare gli assenti. È una scelta molto rigida. Perché uno potrebbe dire sì, me li segno e poi dopo li registro dopo, nel frattempo fammi fare lezione. O arriva uno dopo in ritardo, non è che interrompi la lezione a metà per segnare che tizio è arrivato in ritardo. Questo poi chiamiamolo un dettaglio, è un modo di realizzare questa funzionalità a cui dovremmo poi pensare. Il docente fa lezione in quest'ora a questa classe, quindi lui potrà segnare gli assenti solo per quella classe lì di cui ha lezione. E quindi in realtà, sapendo l'orario, posso ancora vincolare a fare dei controlli in più. Allora magari lui si collega alle 9:30 perché c'ha l'ora buca e quindi ha tempo di farlo, ma registra gli assenti della prima ora di quella classe là in cui ha fatto lezione. Sono tutte cose da studiare. Dato un sistema di questo genere, quest'anno molte scuole già lo stanno usando. E fa schifo. Ad esempio, gli insegnanti possono caricare le informazioni solamente in orario di servizio. Poi prendete la tipica scuola elementare, la tipica classe di una scuola superiore dove non c'è un computer in classe, e quindi cosa succede? Non è che il professore, l'insegnante dice arrivo a casa, stasera me lo faccio con calma, no, perché il sistema al di fuori dell'ufficio non gli fa manco entrare. Vabbè, qualcuno ha fatto una progettazione facendo delle scelte. Ok. Gli studenti o i genitori potranno consultare le informazioni relative alla propria situazione e al rendimento scolastico. Allora, un dubbio è, i genitori e gli studenti sono lo stesso attore oppure no? Cioè, possono fare la stessa cosa? Consultare i voti.
in realtà è un po' più che consultare i voti, perché significa a sua volta questo sarà un gruppo di vari casi d'uso che sono consulta i voti, consulta le note, consulta la pagella. Però in prima approssimazione la possiamo definire così. La funzione consulta i voti offerta al genitore o la funzione consulta i voti offerta allo studente, quando questo è maggiorenne, sono la stessa o no? Se sì, in realtà se possono fare le stesse cose e gli viene presentata la stessa interfaccia sempre, in realtà sono un attore solo dal punto di vista del sistema. Se invece possono fare cose diverse, oppure nel fare le stesse cose il sistema glielo presenta, reagisce in modo diverso, allora sono due attori da mantenere distinti. Io personalmente li manterrei distinti per un motivo molto semplice, che un genitore può avere più di un figlio. Allora, quando io mi collego come genitore, il sistema, quando dico fammi vedere i voti, c'è una scelta, una tendina di chi, di quale dei figli vede i voti. Mentre invece lo studente può vedere i propri, non quelli del fratello o sorella. È una, forse una finezza, si potrebbe gestire anche in modo diverso, unifico queste cose e poi invece a livello di caso d'uso vado a distinguere se scegli il figlio oppure no. Anche qua non c'è il modo assolutamente giusto e il modo assolutamente sbagliato, sono informazioni che ci sono, bisogna vedere dove ci conviene rappresentarle. Io lo manterrei separato, tra l'altro c'è una cosa che non è detta, è nel caso in cui lo studente sia maggiorenne, il genitore può ancora vedere i suoi voti? No. Adesso non so come sia implementato nelle scuole superiori dove diventano maggiorenni a un certo punto, nel vostro caso se i vostri genitori telefonano in segreteria, gli rispondono, picca in modo molto forte, succede tante volte, però non siamo autorizzati né noi docenti né il personale a rivelare ai genitori, ma forse se siete iscritti o no sì, ma nulla di più, perché il fatto che l'elenco degli iscritti è comunque un'informazione pubblica, ma i voti degli esami, quanti esami ti mancano, assolutamente no. Qui parliamo della scuola superiore, quindi c'è ancora questa. E poi c'è il consiglio di classe che definisce la pagella, definisce le valutazioni finali. Allora, cos'è il consiglio di classe in realtà? A me non piace tanto che il nome di un attore sia un ente, una struttura, perché poi non è il consiglio che si mette alla tastiera, è una persona. Quindi mi piace di più chiamarlo docente responsabile del consiglio di classe. Cioè nel consiglio di classe ci sarà un docente che sarà, penso, il presidente o il segretario o chi è, o chi per esso, che avrà all'interno del consiglio di classe la responsabilità materiale di caricare i voti. Le decisioni vengono assunte dal consiglio di classe decidendo, litigando, alzando la voce, eccetera. Ma poi l'operazione di data entry materiale la fa una persona che presumibilmente è stata nominata dalla direzione oppure eletta dai colleghi e avrà la fiducia di tutti, eccetera, eccetera. E quindi è questa figura che, sposto tutto giù, è questa figura che gestirà il caso d'uso, adesso qui anche qua lo semplifico, lo mettiamo un pochino ad alto livello, di inserimento valutazioni finali, per materia. Poi anche qua, di nuovo, appunto, si distinguerebbe questo tra valutazione finale per materia, valutazione complessiva, eccetera, eccetera, giudizi, e non è solamente inserimento, ma inserimento, cancellazione. Vedete che man mano che andiamo avanti, che ci pensiamo, l'informazione le scelte e i dettagli si ramificano, no? È normale.
e se non fossimo tutti insieme in quest'aula, fossimo in tante stanze separate e facessimo questo esercizio, ci trovassimo dopo mezz'ora, ognuno l'avrebbe fatto in modo diverso. Anche questo è normale. Ecco, ho spostato il disegno solo per avere il docente responsabile e il docente generico vicini, perché in realtà questo docente responsabile è anche lui un docente. Per cui, questo lo possiamo già dire, possiamo usare un'ereditarietà. Un'ereditarietà tra, no, al contrario, scusate, le frecce mi partono sempre al contrario. No, 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 anche voi. Cosa ho fatto di male? Voglio dire che questo è questo. Perché ho messo una freccia prima, poi l'ho cancellata, aspetta, docente. Anche se non c'era, ok, il docente responsabile in consiglio di classe a sua volta è un docente, anche tra i casi d'uso, lo vedremo la prossima volta, anche tra gli attori, che è più facile da capire, possono esserci relazioni di ereditarietà, di inclusione, così come tra i concetti, no? Questo è un sottocaso di questo, un sottoinsieme di docenti sono anche docenti responsabili. Docenti responsabili sono comunque, un docente responsabile è comunque un docente. Mentre invece, ad esempio, la direzione, di solito, per come sono fatte le scuole superiori, il dirigente non insegna in quella scuola. Diverso invece dall'università, dove avete appunto il professor Ravazzi, che è il responsabile del corso di studi, che quindi diciamo assimilabile, ma è anche un docente. Il rettore stesso è anche un docente. Perché ho messo docente responsabile come sottoclasse di docente, mentre docente della prima ora no? Ma perché docente della prima ora è un attributo effimero, oggi sono io, domani sei tu, può cambiare, può non capitare mai, dipende dai dati. Una cosa dinamica, che varia dinamicamente, non è attribuito alla persona. Mentre il docente responsabile della classe è una persona che all'inizio dell'anno viene nominato, è lui, e questo gli fa assumere certi diritti e certi doveri. Non è una cosa a rotazione, che a chi capita, capita. No? Qui sono due cose diverse. Appartiene a una certa categoria di persone, se voi andate alle scuole, appunto, alla scuola superiore, c'è un docente, quando dice no, ho detto no, scusate, dalle scuole medie in avanti, tra i vari docenti che ruotano su una singola classe, ce n'è sempre uno che è quello responsabile, che è quello che poi gestisce le riunioni con i genitori, che poi è il punto di contatto per gli eventuali problemi, il punto di contatto con la direzione e così via. Quindi è una carica vera e propria, assume un ruolo vero e proprio. Mentre il fatto che gli assenti li deve segnare il docente che capita avere la prima ora, non fa di quel docente in quel momento una persona speciale, anzi, gli dà un compito in più e basta. Ma è un compito che possono assumere tutti se si trovano in quella condizione lì. Così come, se vogliamo banalizzarlo, è il docente che deve leggere una circolare che arriva dalla direzione, e gli è arrivata lui in quell'ora, la legge, non è che per quello assume un titolo o un ruolo particolare, no? Fa parte del ruolo di docente. Ma questo è un primo abbozzo, vi dicevo, non è completo perché molte di queste cose andrebbero ancora raffinate, no? Di diagramma dei casi d'uso, che è un po' un indice delle macro funzioni del sito, del sistema informativo, pardon, che sono accessibili ai varie tipologie di utenti. Queste compongono un sottoinsieme di requisiti funzionali del nostro sistema, quindi ci immaginiamo un documento di requisiti in cui il capitolo 3, requisiti funzionali espressi come casi d'uso, parte da questo che è l'indice. Per ciascuno dei casi d'uso poi bisogna descriverlo, secondo il modello che abbiamo visto prima dell'intervallo. E nel descriverlo vedrete che avremo bisogno di fare delle scelte, di immaginarci dei modi di lavorare di questo sistema informativo. Noi abbiamo fatto un'operazione che è un po'
un saltare dei passaggi, nel senso che siamo partiti da una descrizione informale e da questa abbiamo direttamente buttato giù i casi d'uso, cioè le funzioni interattive del sistema. Abbiamo saltato un passaggio, no? Che sarebbe quello effettivamente di ragionare sui requisiti ad alto livello del sistema. Ho preso per buono questo. Tante volte non posso prendere per buono questo, perché è incompleto, mancano delle cose, ci sono dei requisiti, delle cose descritte che in realtà non sono poi così importanti, quindi sarebbe meglio lasciarli fuori o metterli da parte, oppure non appartengono a questo tipo di sistema, è meglio metterli in un altro. E qui c'è una fase di analisi di questo. Questo era già scritto bene, tra virgolette, nel senso che non aveva particolari problematiche. Attenzione che quando partono una descrizione di questo genere dall'esterno, prima di dire ok, ciò che c'è scritto qua diventa i miei casi d'uso, devo rielaborarla sotto forma di, diciamo, contesto e obiettivo del sistema, di quel modulo, di quella parte del sistema informativo da cui poi posso partire a fare i casi d'uso, no? Aggiungere le cose che mancavano, togliere delle cose che non c'erano, che non erano pertinenti e così via. Ok, proviamo a prendere un qualunque, che ne so, questo qui, inserimento del voto, caso di studio, caso d'uso, e proviamo a descriverlo. Magari salviamo il file. Allora, ovviamente questo non ci aiuta il tool grafico, per descrivere il caso di studio ci prendiamo un bel vecchio nonna Word e cominciamo a scrivere. Siamo lo use case che si chiama inserimento voto. Che fa parte ovviamente di questo insieme. Cosa ci devo mettere nel caso d'uso? Andiamo a prendere il nostro template che ci dice, vabbè, prima cosa, use case, inserimento voto. Scope, il contesto del sistema che viene considerato. Quindi lo scope, qual è? È gestione voti del registro elettronico. In realtà ho descritto uno scopo a due livelli, nel contesto specifico di gestione voti, e questo l'ho preso da qui. Cioè questo caso d'uso fa parte di un gruppo di casi d'uso che per comodità mia ho chiamato gestione voti. E poi mi sono anche ricordato di scrivere, beh, il tutto fa parte del registro elettronico. Potrebbe essere sottinteso perché magari stiamo parlando di questo, ma in un progetto più ampio, no. Questo è l'ambito. Chi è? Ah, qual è il livello a cui lo vogliamo descrivere? Sarà user goal, o user level, come lo chiamo qua, user goal. E questo è facile, perché vogliamo vedere l'interazione dell'utente. Intention. In context e primary actor. Fatemi scrivere il primary actor prima dell'intention in context, perché l'intenzione è l'intenzione dell'attore, quindi prima dichiariamo chi è l'attore, poi chissà perché l'hanno messo in quell'ordine. Non si vede un pezzo a sinistra, vero? Vediamo se riesco. Ecco, qui si vede anche la prima lettera della colonna. Il primary actor è il docente, ce l'abbiamo qua. Questo caso d'uso è usabile da docente, da signor docente. L'intention in context sarà qual è lo scopo che ha il docente nel momento in cui attiva questo caso d'uso che si chiama inserimento di un voto. Quindi è il docente, scriviamo pure in italiano, inserisce
la una valutazione relativa ad una prova, relativa ad una prova di uno degli studenti delle proprie classi. Relativa ad una prova, aspetta, non ha competto, di una certa materia per uno degli studenti delle proprie classi. Apro questo perché devo inserire un voto. Un voto di Pierino che fa la seconda C e lo sto interrogando di inglese. Ho appena interrogato io, oppure la prova scritta di inglese, oppure la prova orale di... È ovvio che qua si farà riferimento, io ho scritto valutazione, sopra che ho scritto voti. Questo è ambiguo, non ho un glossario e quindi mi manca, me ne sto accorgendo. Scrivo valutazione o scrivo voto? Oppure la valutazione al suo interno contiene il voto, contiene anche la data, contiene anche altre cose, perché il voto è un voto. Mi serve un glossario, mi serve un modello concettuale per poter essere più preciso. In questo momento non ce l'ho, mi accontento, ma quando lo farò dovrò andare poi a controllare. Sono abbastanza inscindibili le varie attività, è difficile cominciare una parte e non doverci tornare dopo che hai fatto l'altra, no? È una progettazione di un sistema nel suo complesso e lo progettiamo da diversi punti di vista, ma il sistema è sempre lo stesso, quindi che lo guardi di qua, che lo guardi di là, quando cambio qualcosa lo devo cambiare su tutte le viste. E vabbè, fin qua gli stakeholder non ci interessano in questo caso. Precondizione. Ha senso inserire delle precondizioni in questo caso? Cioè, questo caso d'uso è attivabile sempre o è attivabile solamente in certi contesti? Ricordiamoci che queste sono precondizioni, quindi le devo poter valutare senza avere ancora informazione sui dati. Cioè, come precondizione non posso scrivere, purché lo studente sia uno studente di quel professore lì, non è che posso dare il voto a un altro che non sia un mio studente. Però questa non la posso scrivere, è vero che deve essere così, può succedere così, ma non posso indicarla come precondizione, perché prima che il caso d'uso inizi, non so ancora qual è lo studente a cui questa persona avrebbe l'intenzione di dare il voto. Non me l'ha ancora detto, non gli ho ancora chiesto. Quindi non posso metterla come condizione iniziale. Io so già che tu vorresti inserire un voto che non ti appartiene. No. Poi nel momento in cui si scrive che l'attore è un docente, sto già dicendo che questa persona è accreditata presso la scuola, ha dei corsi, ha degli insegnamenti. Se no non sarebbe docente, sarebbe una persona qualunque. Se scrivo che è docente, vuol dire che il sistema informativo sa, ha avuto modo di verificare che quello è un docente. E quindi il docente avrà fatto il login con le sue credenziali che lo mappano sui ruoli del docente. Quindi non è una precondizione aggiuntiva il fatto di controllare che questo sia un docente accreditato presso la scuola, se no non sarebbe docente. Quando dico che l'attore è questo, dico che il sistema è in grado di riconoscerti come attore con quel ruolo lì e quindi di concederti quelle funzioni. Quindi a monte deve esserci stata un'identificazione della persona. Quindi non è un requisito aggiuntivo, una precondizione aggiuntiva. Io non vedo qua particolari precondizioni. Nel caso del registro che stanno usando adesso le vostre scuole, in realtà una precondizione sarebbe siamo in orario d'ufficio. Dalle 8 alle 17, quello che è, non lo so. Altrimenti non parte. Non mettiamola, dai, ci sta antipatica questa restrizione. Quindi, saltiamo le precondizioni, non ne abbiamo. Così come la garanzia nel caso di successo, cioè le post-condizioni, quali sono? Beh, coincidono con l'obiettivo in questo caso, no? Il fatto che il voto viene registrato nel registro elettronico. Quindi sono la post condizione,
preferisco chiamare postcondizione, mi sembra più chiaro che non garanzia nel caso di successo, ma il significato è lo stesso, è il voto, la valutazione è registrata nel registro elettronico. Che è un altro modo di dire l'obiettivo è stato raggiunto, se vogliamo lo stiamo esplicitando. Quindi c'è un voto in più rispetto a prima. Poi trigger niente perché non parte da solo questo caso d'uso, ma lo attiva l'utente, e adesso veniamo al corpo vero e proprio, quindi sono lo scenario di successo e i scenari alternativi, cioè le tensioni. E qui cominciamo a fare un po' di analisi. Allora, noi siamo in un sistema informativo, vogliamo descrivere come fa il docente, e nel dire docente vuol dire che ha già fatto il login, a inserire un nuovo voto. Come sempre siamo obbligati a immaginarci un modo concreto di fare le cose, ma cerchiamo di descriverlo in modo un pochino più astratto. Allora, come prima cosa, il docente è di fronte al sistema informativo, il docente ha a disposizione 20 funzioni diverse, deve scegliere quella di inserimento del nuovo voto. Ci sarà un menu, delle voci, una tendina, dei bottoni. Questa è una scelta, eh? E poi tra un attimo vi racconto un'alternativa possibile. Quindi, il docente sceglie l'operazione di inserimento voto. Mi sto immaginando un menu su cui c'è la voce inserisci voto. A questo punto il sistema ping pong. Il docente ha fatto la sua mossa. Adesso il sistema deve rispondere. Il docente ha scelto, voglio inserire un voto, il sistema che cosa fa? Gli deve chiedere le informazioni relative al voto. Le informazioni quali sono? Qual è la classe? Qual è la materia? Perché quello stesso docente può insegnare materie diverse in quella classe lì. Qual è lo studente? E poi qual è il voto e qual è la tipologia del voto. Come le chiediamo queste cose? Adesso possiamo, se siamo ad alto livello, possiamo dire che vengono inserite tutte insieme. Se vogliamo far vedere un minimo di più il processo di inserimento, andiamo a dettagliarlo. Ad esempio, in che ordine le chiedereste queste cose? Allora, non possiamo pensare di dare all'utente, adesso qua scendo a livello di interfaccia, 5 campi di testo in cui lui scrive il nome della classe, il nome della materia, il nome dello studente, eccetera, perché compirà 90 errori nel compilarlo. Sono tutte cose che di fatto sono codificate, so quali sono le sue classi, so quali sono le sue materie, gliele devo far scegliere, non gliele devo far inserire. Cioè, sono tre azioni nell'interfaccia, ci sono tre azioni principali, la scelta di un elemento tra un insieme predefinito, la ricerca di un elemento inserendo dei criteri da un insieme più ampio e l'inserimento libero di un numero, di un dato, di un testo, eccetera. Poi le modalità si riconducono a queste. Immaginate qualunque interfaccia, alla fine, quando fate un'azione, o state scegliendo da un elenco breve, cliccando su un bottone, cliccando su un menu, scegliendo da una tendina, eccetera, o state attivando una ricerca, che poi vi porterà un elenco da cui scegliere, perché l'elenco sarebbe troppo ampio, quindi occorre restringerlo con dei criteri di ricerca, oppure state inserendo il testo dei dati, dei nomi, i libri. In questo caso, secondo me, si può guidare il docente a scegliere. Quindi un secondo passaggio potrebbe essere che il sistema presenta al docente
l'elenco delle proprie classi. A questo punto il docente, 3, il docente sceglie una classe. Punto 4, che il sistema a questo punto, avendo scelto la classe, presenta al docente l'elenco delle materie che egli insegna, egli barra ella, insegna in tale classe. Giusto? A questo punto il docente seleziona la materia, una materia. Ho scelto la classe, ho scelto la materia, devo scegliere Pierino. Il sistema presenta al docente l'elenco degli studenti della classe. In realtà questo elenco è indipendente dalla materia, è dipendente solamente dalla classe. Potrei anche avergli chiesto prima lo studente e poi la materia. Sembrava forse più logico così, come raffinamento successivo. Dopodiché, il docente seleziona uno studente. A questo punto il sistema presenta un form in cui inserire il voto. E qui non dico di quali campi è fatto questo form, mi faccio riferimento al glossario, voto o valutazione, là ci sarà scritto quali sono le proprietà, gli attributi del voto e della valutazione, saranno quelli, no? Non vado a ripetere informazioni che ci sono altrove col rischio di ripetere in modo non esatto, non preciso, creare delle incoerenze. Ci sarà un form in cui l'utente deve inserire, il docente deve inserire il voto, la data. Non ci abbiamo pensato. Il voto è relativo alla data odierna o la data la sceglie il docente? Probabilmente la sceglie il docente, ma allora fa parte di questo form qui. Però magari spieghiamolo, indicandone la prova orale, è tipicamente il registro nella data, una prova scritta la correggo qualche giorno dopo, ma la registro nella data in cui è avvenuta la prova, quindi devo poterlo indicare la data. Lo scrivo così ci ricordiamo, no? Che dovrà essere fatto. Ma qui non ho bisogno di dettagliarlo perché è un elemento di interfaccia, questo, il fatto che ci sia anche il campo data, che magari è precompilato nella data di oggi, per carità, ma lui lo può modificare. Il docente inserisce i dati e il sistema conferma l'inserimento del voto. Il sistema, diciamo così, inserisce la valutazione nel registro e conferma al docente il corretto inserimento. Molto lineare, un po' anni 80, no? come approccio questo. È una scelta di un ordine, di un approccio. Poi bisogna anche andare a vedere i numeri, cioè un docente quante materie ha, quante classi ha. Allora, il passo 1 e il passo, no, scusate, il passo 3 e il passo 5 magari li potremmo unire. Cioè il docente non ti fa scegliere prima la classe e poi la materia, ma in un'unica tendina, in un unico elenco, in un'unica voce
faccio l'elenco di tutte le classi con a fianco le materie e lui in un botto solo sceglie sia classi che materie. Potrebbe essere. È un altro modo. Magari migliore, se io so che questo elenco non cresce troppo, ma lo so perché il numero di ore è limitato, quindi almeno un'ora per classe, più che una ventina di opzioni, proprio per chi fa un'ora, per chi fa materia da un'ora in tutte le classi. Quindi potrebbe essere, mentre invece se questi elenchi fossero più lunghi avrebbe senso spezzarli. Oppure avrebbe senso rovesciare l'approccio, per quello che qui lo dico anni 80 perché è un po' in questo modo, no? Adesso si tende invece a lavorare in senso opposto. Prima scelgo la persona e poi scelgo la funzione. No, un po' anche le interfacce grafiche ci hanno abituati così. Tu prima scegli un'icona di un file e poi decidi se lo vuoi copiare, se lo vuoi incollare, se lo vuoi cancellare, se lo vuoi spostare. Non è che prima dici lo voglio spostare e poi dico qual è il file. Questo avveniva appunto nelle interfacce degli anni 80. E quindi in realtà ribalterebbe tutto. Ma già addirittura al punto 1. No? Cioè, se voglio prima scegliere lo studente e poi decidere cosa fare, al punto 1 scelgo lo studente. E poi dopo scelgo e inserisci il voto. Oppure complessivamente magari ho sempre di fronte a me l'elenco degli studenti, della classe che è in orario in questo momento, ad esempio. No? Quindi non è una scelta obbligata a farlo in questo ordine. Questo è sicuramente l'ordine che è più comodo dal punto di vista progettuale di chi dovrà implementare il sistema. Un passo alla volta, mi servono 7 informazioni, te ne chiedo una alla volta. Quando le ho tutte salvo. So già all'inizio cosa devo fare, perché devo inserire, quindi so già all'inizio esattamente quali informazioni mi servono. Non è detto che sia più comodo dal punto di vista dell'interfaccia utente, il più flessibile, il più, diciamo, più moderno anche, no? A un certo punto di vista. Eccezioni, se scegliamo di, diciamo così, usare questo modello anni 80, ce ne sono tantissime. Beh, alcune migliorative, non necessariamente fallimento. Cioè, ad esempio, il punto 2, il sistema presenta al docente l'elenco delle proprie classi. Ma se questo insegna in una classe sola, che glielo faccio fare? Che glielo faccio fare a fare? Quindi 2A, se il docente insegna in una sola classe, salta a 4. La so già, è quella. E così come anche 4 ha una variante 4A, che se il docente insegna una sola materia, insegnante di inglese, ha tante classi ma la materia è quella, quindi non sto a chiederglielo, salta a 6. Tutto intero selezionando già implicitamente quella materia lì. Poi, punto 6, no, non è... Si spera che non si dia il caso di un docente che è un solo studente, quindi il punto 6 rimane. Punto 6 e punto 7 non ci sono molte alternative, nel senso che se mi viene presentato già un elenco, io devo scegliere una voce da quell'elenco lì, non posso sbagliare. Diverso sarebbe stato se avessi deciso, il docente inserisce il cognome dello studente, allora può darsi che ce ne sia uno con quel cognome, ce ne siano tanti o non ce ne sia nessuno. Oppure magari ce ne sono uno, ce ne sono tre, ma poi mi accorgo che ho sbagliato a scrivere il cognome e quindi devo correggere. Allora in quel caso il processo sarebbe un pochino più complesso, perché deve permettere di correggere. Qua, avendo incanalato l'utente attraverso una procedura guidata, non ho imprevisti probabilmente. Gli imprevisti li posso avere solamente nel punto 9 e punto 9A, in cui, no scusate, il docente inserisce i dati e basta, punto 10A,
teniamo presente il form, l'utente inserisce i dati e poi quando il sistema al punto 10 dice inserisce la valutazione, e può darsi che i dati siano scorretti, il voto non va bene, la data non va bene, in quella data lì magari c'era già un altro voto della stessa materia, quindi non si può, e cose di questo genere. E quindi se i dati non sono corretti, diciamo così, la valutazione non viene inserita e si torna al punto 8. Cioè, non va bene, ti dico perché non va bene e ti invito a reinserire nuovamente i dati. A livello minimale, questo è caduto molto semplice, è stato inserire un dato in una tabella, non chiede validazioni o processi complessi. E per ciascuno di questi casi d'uso, di cui alcuni li abbiamo già elencati, una paginetta di questo genere descrive le azioni, le interazioni tra l'utente e il sistema, a cui impareremo poi da due settimane ad agganciare poi dei componenti di interfaccia, che può essere fatta, cioè il testo diceva o col PC o col tablet, allora cerchiamo poi di capire come realizzarli questi passaggi. Buon fine settimana.